Certamente ci sono stati anche momenti di difficoltà, ci sono state anche cose che non sono andate bene, altrimenti rischiamo di dare una rappresentazione di un mondo perfetto. Però è un mondo che ha dimostrato di saper far prevalere la positività, la capacità costruttiva, anzi ricostruttiva, il mantenimento del senso della comunità, il ripristino, come ho detto, di opportunità che consentono di rimanere senza dover subire anche il disagio, il dispiacere dell'abbandono della terra. Queste cose non sono soltanto il frutto di dichiarazioni di intenti, sono il frutto di un'operatività che è la risultante di un impegno comune. E anche il progetto che noi abbiamo qui della costruzione di un villaggio della gioventù e per la gioventù, che è un po' lo sviluppo anche di alcune vecchie idee che sono nate con il presidente Meloni tanti anni fa, penso che possa diventare un punto di riferimento che punti al collegamento stretto tra l'educazione, la formazione, l'istruzione e il lavoro. E intanto ho imparato una cosa, tanto più come ministro senza portafoglio, che il vero portafoglio del quale abbiamo bisogno è quello della progettualità, delle idee e anche della capacità di condividerle, perché a volte ci sono i soldi e mancano questi che sono invece fattori primari. L'Aquila sta dimostrando di avere non soltanto il portafoglio finanziario, ma anche il portafoglio della progettualità e dei valori, che non sono secondari. Quindi di fronte a questa convergenza nessun obiettivo è precluso. Così come si diceva un tempo, il futuro era migliore. No, per un periodo il futuro non è stato migliore, qui sta ritornando migliore. Oggi c'è un grande tema, che è quello della creazione delle competenze e soprattutto della capacità di garantire le figure professionali necessarie al mercato del lavoro. È per questo che con il Ministro ci siamo già sentiti e l'Aquila entrerà nel progetto Rete, che sarà uno dei 7 hub nazionali in cui ci sarà appunto un luogo in cui la domanda e l'offerta lavoro si incontreranno, ci saranno possibilità di formazione, ci sarà anche la possibilità di consentire a persone di questo territorio di formarsi all'estero, di acquisire nuove competenze, di tornare qui e migliorare la capacità produttiva delle aziende del territorio.